Cari amici, dimenticavo fra i cordiali epiteti che mi ha riservato il buon Francesco Toscano anche quello di frustrato, perché lui che cosa ha fatto? Nella trasmissione Paolo Gulisano, immaginare l'esistenza di messaggi cifrati di Ratzinger è pura fantasia. È il romanzo Aden Brown, capite? L'autore fantasioso del romanzo Codice da Vinci, Codice Ratzinger, eccetera. Va bene, lui dice che io sono molto frustrato perché Monsignor Viganò non mi risponde. Eh sì, effettivamente mi rodo nell'anima. Tra l'altro, lui abilmente che cosa fa? Cita un pezzettino solo della mia conversazione con Fusaro, omettendo di dire, omettendo quello che io dicevo, è una mia supposizione che Monsignor Viganò abbia fatto un accordo con Bergoglio, eccetera, eccetera. Poi, se Monsignor Viganò mi fa le carte, io poi queste carte le rimbalzo a Toscano perché ha citato estrapolando uno stralcio di quello che io ho detto. Ma vabbè, ascoltiamo e poi commentiamo l'intervento del professor Paolo Gulisano, al quale io 2 mesi fa mi ero rivolto cordialmente sul mio canale YouTube con un invito al professor Gulisano. La soluzione c'è, ma se perdiamo tempo ed energia a pensare ad altro, puntini puntini. Il professor Gulisano non ha accettato di confrontarsi con il sottoscritto, evidentemente perché appartengo ai servizi segreti, perché sono un idraulico fantasioso iscritto alla CIA e non so cos'altro, però va da Toscano. Ascoltiamo. Ecco, insomma, quindi la tesi di questi due signori è che Viganò sia di fatto sotterraneamente d'accordo con Bergoglio, che faccia tutto questo per avere donazioni alla sua associazione e che sia di fatto un impostore d'accordo con la gerarchia vaticana per tacitare questa clamorosa scoperta fatta da questo solo cionci nel mondo che sarebbe in grado di ripristinare la linearità di una chiesa altrimenti sprofondata per sempre nelle tenebre. Quindi l'unico salvatore della millenaria storia della chiesa sarebbe tale Cionci insieme a Fusaro e questo Cionci evidentemente come un pochino si sopravvaluta riconosce che Monsignor Viganò non lo ha mai degnato della minima attenzione, adesso lui improvvisamente, evidentemente sul finire di una serie di frustrazioni accumulate, avanza accuse di questo tipo, secondo me davvero ignobili. Ecco, un tuo primo commento. Ecco, voi dovete sapere, cari amici, che io ho salvato la Chiesa perché io nel 1983, quando avevo pochi anni di vita, ho rimodulato la nuova edizione del diritto canonico. Sì, perché Giovanni Paolo II mi aveva dato questo incarico, quindi io ho inserito la necessità di rinunciare al munus nel canone 332.2. Poi nell'88 ho scritto la Pastor Bonus, dove si distingue tra munus e ministerium. Nel 96 ho scritto di mio pugno la Universi Dominici Gregis, che ricorda come se, che se la sede non è rimasta vacante a norma del detto canone 332.2 che impone la rinuncia al munus e l'elezione che ne consegue nulla invalida. Quindi, ebbene sì, io sono il salvatore della Chiesa e di questo Toscano un giorno mi dovrà dare atto insieme a tutto il resto. Ma ascoltiamo cosa risponde il professor Gulisano. Beh, allora intanto partiamo anche da, come dire, il secondo esponente che ci ha parlato, che abbiamo ascoltato, cioè Diego Fusaro, che essendo un non credente, un laico, possiamo anche dire per molto tempo un laicista, cresciuto tra l'altro in uno degli ambienti intellettuali più ostili al cristianesimo, che è l'ambiente culturale, intellettuale di Torino, non si capisce che titolo abbia conoscenze sulla Chiesa, sulle dinamiche interne anche della Chiesa. In quanto a ciò. E beh, certo, Fusaro, che forse è un filosofo, che forse la filosofia si occupa del divino, si occupa della cultura, del cristianesimo. No, i filosofi si occupano naturalmente di ricette di cucina. Ecco, quindi Fusaro, tra l'altro, è anche torinese, siccome Torino è una città piena di satanisti, è meglio che Fusaro non si pronunci su questi argomenti. Ma poi il professor Gulisano, come è un filo più tenero, sentiamo. Cionci certamente ha più competenza, si è occupato, lui è un credente. Ecco, io non ho mai esplicitato se sono credente o meno, professore.
Lasciamo stare queste considerazioni, perché poi il Martino Mora dice che io non sono credente, lei dice che sono credente, questa cosa mi lusinga perché vuol dire che la mia inchiesta ha mantenuto un equilibrio trasversale tra credenti e laici. Però di fatto ormai si è, come dire, inchiodato su questa tesi da cui non si muove, che è la tesi appunto dalla sede inverita, Eh della. beh, certo, scusi, mi sono inchiodato, ho scritto 700 articoli sulla questione, 450 podcast sull'argomento, un volume del genere, ma non è per ostinazione, evidentemente è perché ho scoperto qualche cosa, ho trovato qualche cosa, no? Non è che è una fissazione, non è che io ho la, come posso dire, la voglia di mettere a repentaglio la mia sicurezza fisica, la mia reputazione personale, tanto per il gusto così malsano di inchiodarmi su questa cosa della sede impedita. E voi avete insistito per anni sui vaccini che non facevano bene, eccetera, eccetera. Ognuno ha le sue fisse, no? Se voi avete preso questa posizione così radicale sui sedentemente, ci avete lavorato e questa è la vostra posizione. Perché io devo dire che il professor Gulisano è fissato contro i vaccini adesso, siccome magari è frustrato, come dice Toscano, allora pur di mantenere il punto, continuo a battere su questo tasto. Ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue competenze. Io credo di averla maturata sul campo, una certa competenza in merito. Del Bergoglio che non è papa, e dietro a questa, come dire, quasi dietro questo assioma, Bergoglio non è papa, si chiude qualunque discussione, È anche certo che si chiude qualunque discussione, no? Scusi tanto, di che cosa stiamo parlando? Anche lei mi fa come Viglione. Vabbè, adesso lasciamo perdere se Bergoglio è papa o non è papa. Ha presente che c'è una successione petrina? Ha presente che nella storia della Chiesa ci sono stati 40 antipapi? Ha presente che dopo antipapa Anacleto II è venuto fuori un altro antipapa, Vittorio IV? Allora, perché si insiste così tanto? Perché se il prossimo conclave non sarà pre-2013, viene fuori un altro antipapa. Lei è dichiaratamente credente e la cosa la dovrebbe sconvolgere, non ci dovrebbe dormire la notte. Tutti i prossimi papi, fino almeno a quando non si interviene a norma del diritto canonico, saranno privi del munus petrino, saranno privi dell'assistenza dello Spirito Santo. Pensa che sia qualcosa per cui vale la pena di preoccuparsi oppure no? qualunque discussione su quello che sta succedendo nella Chiesa, Ma no? scusi, io rifiuto qualunque discussione. L'ho invitata 2 mesi fa a una discussione proprio per darle modo di contestarmi. Lei non ha accettato e adesso sono io che rifiuto la discussione. Ho pubblicato 30 podcast per invitare Valli, Viglione, Bertocchi, Zenone, quell'altro. Tutti li ho invitati cordialmente. Possiamo parlarne, possiamo discutere. Non ha risposto nessuno, tranne Daniele Logoruso e forse un altro che adesso non ricordo, tutti rifiutano la discussione e adesso sono io che mi irrigidisco su una cosa del genere. Bah. E quindi stanno succedendo cose anche importanti, ci sono delle evoluzioni anche in questa che potremmo considerare un'ultima parte di pontificato di Bergoglio. Tra l'altro proprio ieri Bergoglio ha già detto dove vuole essere sepolto, quindi l'idea della sua fine non è lontana, e anche qua. Ecco, lei lo sa dove vuole essere sepolto. Io ieri ero in conferenza a Schio, un signore si è alzato e mi ha detto: "Sa che è uscita la notizia di dove vuole essere sepolto Bergoglio?" Io ho detto davanti a tutti, ci sono i testimoni, non me lo dica, mi faccia indovinare, Santa Maria Maggiore, boom, tanato subito. Perché Santa Maria Maggiore? Perché a Santa Maria Maggiore c'è la Salus Publica Populi Romani, ribattezzata dai Gesuiti nell'Ottocento, nient'altro che la Grande Madre, la Dea Salus, la dea che dà da mangiare al serpente. Però se voi non mi seguite, queste cose non le sapete e vi stupite del fatto che Bergoglio si voglia far seppellire in Santa Maria Maggiore, eh? Qua è stato abbastanza provocatorio, in qualche modo non vuole essere messo nella cripta vaticana insieme a tutti gli altri papi, vuole andare nella basilica di Santa Maria Maggiore, quindi loro che poi chi andrà in pellegrinaggio in questa che è la più importante come dire, sede mariana di Roma, si troverà Papa Francesco e la sua tomba. Quindi anche qua una certa originalità, una certa voglia di stupire, eccetera. Quindi, a fronte di quello che è accaduto nella Chiesa negli ultimi 10 anni, c'è chi cerca di risolvere il problema cavandosela con un
tanto non è papa. Beh, non è papa, ma da 10 anni è facente funzione, se vogliamo dire così, E papa. allora che cosa significa? Che cosa significa? Anacleto II antipapa ha regnato per 8 anni a Roma. Alla sua morte è stato eletto Vittore IV. E Giovanni XXIII antipapa è stato dichiarato antipapa nel 1940. Saranno passati 6 secoli. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, non è che il fatto che è passato tanto tempo allora ha sanato Bergoglio con l'esercizio del potere, ma quando mai? Ma di che cosa stiamo parlando? Fai il Papa e agisce come tale, quindi, e nessuno, anche tra i cardinali, i vescovi, eccetera, ha mai cercato di obiettare, cercato di mettere in dubbio questa sua carica, questo suo munus, no? Come dicono. No, non ce l'ha il munus, professore, non ce l'ha il munus. Come dobbiamo spiegarvelo? Il munus se l'è portato nella tomba Benedetto XVI perché era in sede impedita. Non ce l'ha il munus Bergoglio. Bergoglio esercita un ministerium abusivamente in quanto antipapa. Tecnologi, e quindi Bergoglio deve essere considerato tutti gli effetti papa. Però appunto c'è questa tesi che gira ormai da anni, fatta proprio da Andrea Cionci, fatta proprio anche da Don Minutella, che non è papa. A me sembra davvero una specie di pia illusione, come dire, tanto non è papa e possiamo stare tranquilli, quindi qualunque cosa dica non è papa, e se non c'è il papa, però ecco, questa nuova forma di sedevacantismo, però il sedevacantismo non è un fenomeno neutro, è un fenomeno che c'è sempre stato e che appunto mi sembra un atteggiamento che vuole eludere di fatto la realtà, appunto rifugiandosi in un consolatorio tanto non è papa e quindi cosa facciamo? Beh, aspettiamo una prodigiosa restaurazione. Ecco, caro professore, perché lei non segue le cose e poi interviene da Visione TV? Se lei avesse interloquito pacatamente con il sottoscritto si sarebbe informato, perché noi non è che facciamo come i sedevacantisti che dicono, eh beh, dopo Pio XII sono tutti antipapi perché l'abbiamo deciso noi. Noi diciamo che oggi la sede è vacante perché Papa Benedetto è rimasto in sede impedita a norma delle leggi della Chiesa. Guardi questa slide, in 4 semplici passaggi si capisce perché Bergoglio non è il Papa. Le sto dicendo qualcosa di molto preciso e molto documentato, però se lei non si informa e continua a farmi passare per un deficiente, non c'è un dibattito serio. Di che cosa stiamo parlando? Poi, noi non stiamo ad aspettare la manna dal cielo, tutt'altro. Noi abbiamo fatto volare 2 aeroplani per informarvi del fatto che Benedetto XVI non ha abdicato ed era in sede impedita. Noi abbiamo presentato 11.500 firme ai cardinali per il 2013 affinché intervengano a norma della Universi Dominici Gregis, mentre quei tradizionalisti stanno ancora a chiacchierare, a fare i tresettini fra di loro senza produrre niente, non hanno neanche proposto una petizione. Anzi, no, la petizione l'hanno proposta, quella perché Papa Francesco ripristina la messa in latino e perché risponde ai dubbi ai cardinali. Sottotitolo Campa Cavallo. Noi abbiamo attaccato frontalmente Bergoglio, rivolgendoci ai cardinali. E come posso dire, innescando un procedimento burocratico giuridico nella Chiesa, il 20 novembre, il cardinale Parolin, segretario di Stato, poi non è cardinale, però è segretario di Stato fattuale, mi ha risposto, ha preso atto di questa inchiesta, adesso devono rispondere. E voi che cosa state facendo? Niente, niente, state parlando delle eresie di Bergoglio, è certo che Bergoglio è eretico, no? Faceva parte del gruppo di San Gallo, definito da Genswein, il gruppo della dittatura del relativismo che non riconosce se non il proprio io e le proprie voglie come limite, nessun altro limite se non il proprio io e le proprie voglie. Benedetto XVI si è sacrificato, si è posto in sede impedita e vi stupite che Bergoglio sia eretico? Ma scusi, lei è un medico, no? Allora immaginiamo un ospedale dove c'è un primario
che tratta male tutti i medici, sbaglia le cure, sbaglia le diagnosi, fa morire i pazienti. Sono tutti disperati. Oddio, come facciamo? Il professor Rossi è un mascalzone, un delinquente, un macellaio, eccetera, eccetera. Arriva uno che vi dice: guardate che il professor Rossi, il primario, è un impostore, non è mai stato laureato in medicina. E voi, vabbè, ma adesso vogliamo eccepire su queste questioncelle, occupiamoci di questioni più gravi, no? Occupiamoci di come è cominciato questa mala sanità nell'ospedale, eccetera. Scusate, il dato canonico, il fatto che Bergoglio non sia il Papa, è risolutivo della faccenda. Che pensate, che Giovanni XXIII vi possa annullare il concilio? Credo che tanto ormai, credo che non si possa più fare nessuna restaurazione. E se c'erano delle irregolarità, anche formali, anche sostanziali, andavano tirate fuori 10 anni fa. Adesso ormai parlare della legittimità o meno di Bergoglio a fine pontificato, credo che sia poco utile, poco utile. Però il problema è che queste polemiche non servono a niente. Poi magari se la prendono con chi questa visione la rifiuta. Io ricordo anche un'altra trasmissione di un mese fa, poco più, con Don Mutella qui su Visione TV. Parlammo appunto di Bergoglio nel suo atteggiamento alla morte di Napolitano, il suo non pregare, eccetera, eccetera. Ecco, alla morte di Napolitano, nessuno di voi si è accorto che quello, invece di fare il segno della croce, si metteva la mano sul cuore, tipico gesto massonico. Alla morte di Napolitano, in pochissimi hanno saputo che sì, mi pare Gioele Magaldi, nel libro Massoni, ha scritto che Napolitano era iscritto alla Urologia Americana Triais. E quindi il fatto che Bergoglio sia andato lì a fargli omaggio mettendosi la mano sul cuore, gesto massonico, a voi non va detto niente? È intervenuto nella trasmissione, c'era anch'io, di Nutella, che poi se l'era presa con me sui suoi canali, poi aveva polemizzato a distanza, io l'avevo lasciato perdere, perché si arrabbiava con me per il fatto che non sostenevo appunto la sua celebre tesi. Ma scusi tanto, ma è una questione di ottusità nostra o deriva dal fatto che non vi confrontate sui dati legittimi? Facciamo come i relativisti, che l'importante è che tutti abbiano ragione alla fine? Allora, Don Minutella, perché giustamente sclera? Perché voi non rispondete nel merito. Benedetto XVI ha rinunciato al munus? No. Il canone 332 impone che si debba rinunciare al munus? Sì. E allora come la mettiamo? Che è passato tutto in cavalleria, vabbè, ormai Bergoglio, il Papa, i cardinali non hanno fatto nulla, allora è passato tutto così. Bah. Sedeva tantissimo, che appunto, ripeto, non ha nessuna utilità, perché oggi dovremmo parlare di ben altro, cioè c'è davanti a noi una crisi della Chiesa, una crisi più generale, non è. Da quando comincia questa crisi nella Chiesa? Con il dilagare della massoneria ecclesiastica. Dopo il concilio, immediatamente dopo il concilio, e infatti il libro del sacerdote Charles Murr spiega perfettamente che Paolo VI, il Papa postconciliare, quello che dovrebbe essere massone secondo certi tradizionali sedevacantisti, aveva commissionato un'inchiesta per fare luce sulla massoneria ecclesiastica. Io vi ho illustrato come Giovanni Paolo II nell'83, proprio per intervenire sulla massoneria ecclesiastica, ha dato mandato a Ratzinger di intervenire sul diritto canonico, che ha creato nuove forme e strutture giuridiche, che sono quelle che vi ho illustrato. Ma tanto voi sapete tutto voi, sapete tutto voi. C'è uno che per 3 anni ha dato la vita per studiare questa questione, ha prodotto 700 articoli, ma voi avete capito tutto e va bene. Colpa di uno, non è solo Bergoglio, è arrivato e ha cambiato tutto e ha messo la Chiesa in difficoltà, ma no, cioè Bergoglio non è che la punta di un iceberg, è di un fenomeno che è iniziato molto tempo fa, è iniziato con il modernismo, che poi, come dire, ha prodotto 60 anni fa il Concilio Vaticano II, e tutto quello che sta accadendo è la conseguenza del Concilio Vaticano II, semmai andrebbe, come dire, affrontato quel punto. Certo che è conseguenza del Concilio Vaticano II, esattamente per i motivi
di cui vi sto parlando. Il problema è che la successione dinastica dei papi è stata legittima fino a Benedetto XVI, dopodiché c'è stato un colpo di Stato. Quindi queste pulsioni della massoneria ecclesiastica che sono cominciate durante il concilio e che hanno posto i papi postconciliari in una situazione di difesa, costringendoli anche a divenire a certi compromessi, eccetera, eccetera, questa aggressione è culminata con l'eliminazione dal trono di Pietro di Benedetto XVI, il quale però non è rimasto con le mani in mano, ma ha fatto qualcosa di molto preciso che io ho dimostrato e illustrato ad abbondanza. Però, tanto, che vi devo dire? Con un certo coraggio, dicendo si sperava che il concilio dovesse essere un momento di rilancio della Chiesa, e invece qualcosa non ha funzionato, non ha funzionato. E oggi vediamo le conseguenze, quindi bisognerebbe essere anche onesti, non elevare il Concilio Vaticano II a una sorta di dogma intoccabile, metterlo in discussione, come hanno fatto alcuni teologi. Ecco, metterlo in discussione. Sicuramente Giovanni XXIV, antipapa agnostico satanista, che sarà eletto da un falso conclave post Bergoglio, grazie a tutti coloro che continuano a seguire Monsignor Viganò, che si confronta e si concentra sugli effetti e non sulle cause. E questo non può essere che fatto apposta, perché negli ultimi 3 anni l'ho sollecitato in modo continuo a fare mente locale su queste questioni canoniche, che però per lui sono accessorie, capito? No, ma adesso non è questione di speculazioni canoniche, no, ormai per Bergoglio ce lo dobbiamo tenere e ci terremo anche antipapa Giovanni XXIV. Ho fatto anche alcuni importanti giornalisti, penso soltanto all'amico Aldo Maria Valli, che sta andando, come dire, esplorando da tempo nelle sue pubblicazioni questa questione. E lì il problema non è tanto che è arrivato dall'Argentina questo fenomeno che porta la Chiesa sull'orlo del baratro, è un qualcosa che è molto più vasto. E quindi è un tentativo, quello che facciamo oggi, di risolvere, secondo me, un pochino infantilmente un problema grave, della serie. Noi questo non lo riconosciamo, non è Papa. È come se qualcuno volesse non riconoscere che esiste la Repubblica Italiana, e dire il referendum del 2 giugno 1946 fu truffaldino, bararono, modificarono le schede, eccetera, eccetera, e quindi non riconosciamo la Repubblica. Viva il re. Il problema è che non c'è più alcun re, alcuna dinastia. Sì, ci sono i Savoia, però. Ma che significa disconoscere quindi i 60 anni di Repubblica? Cioè, ce la teniamo e cerchiamo di fare di tutto per migliorare la situazione in cui siamo, la società in Che cui. cosa c'entra la Repubblica? A parte il fatto che se qualcuno avesse dimostrato nel 48 che c'erano stati dei brogli pesantissimi sul referendum, se qualcuno l'avesse dimostrato, co come poi ci sono stati ovviamente questi brogli, il referendum sarebbe stato annullato, no? Quindi se manca un dato, purtroppo questa cosa non è stata. Non si è potuta dimostrare e quindi si è andati avanti con una serie di presidenti della Repubblica, tipo Napolitano, tipo Scalfaro, eccetera, eccetera. Grazie per l'epiteto di infantile. Ecco, le ricordo che se non tornerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Voi siete molto convinti delle vostre stratificate convinzioni, non siete disposti a confrontarvi con chi questa questione l'ha studiata a fondo, con chi ha preso 2 premi giornalistici, ha venduto 20.000 copie, ha ricevuto l'unanime apprezzamento di diversi specialisti, latinisti, storici della Chiesa, eccetera. Poi continuate ad andare avanti con questo mantra. È tutta colpa del concilio, quindi Bergoglio è solo la punta dell'iceberg, eccetera. Allora io vi auguro che Giovanni XXIV antipapa vi possa annullare il concilio e vi possa restaurare la bella messa in vetus ordo. Caro professore, diciamo che può bastare così. Io le rinnovo l'invito a interloquire sul mio canale, altrimenti, insomma, diciamo, Visione TV diventerà un contenitore un po' specifico, ecco, specifico di persone che non vogliono confrontarsi con
gli specialisti, con i tecnici, con chi ha studiato a fondo questa questione, diventerà il contenitore di chi guarda gli effetti, non guarda le cause, guarda ai titoli ecclesiastici, ai titoli accademici, eccetera, non guarda le coraggiose inchieste, la coraggiosa testimonianza di personaggi come Don Minutella, per esempio, e va avanti con questa inutile distruttività. Un caro saluto a tutti.